Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il conduttore Alberto Matano si congeda dagli spettatori con un messaggio commosso sui social. È boom di commenti. Il mattatore calabrese Alberto Matano rappresenta da anni uno dei pilastri portanti nel palinsesto di Rai 1. E lo dimostra anche il successo quotidiano riscosso dal suo format, La Vita in Diretta. Classe 72. L'apprezzato giornalista ha mosso i primi passi nel panorama informativo grazie alla sua collaborazione con il quotidiano Avvenire, durante gli anni dell'università, esperienza che lo ha in seguito condotto a Rai Giornale Radio e, successivamente, al TG1. Dopo aver curato numerose dirette ed edizioni straordinarie di quest'ultimo, Alberto Matano ha ideato e condotto la docu-fiction Sono Innocente, e nel 2018 ha pubblicato un'opera sullo stesso filone narrativo, ovvero Innocenti vite segnate dall'ingiustizia. Dal 2019 ha esordito alla conduzione del rotocalco pomeridiano La Vita in Diretta, un fortunato mix di cronaca, attualità ed intrattenimento che ha immediatamente conquistato il favore dell'audience. Tuttora, La Vita in Diretta garantisce un gancio traino vincente ai programmi successivi, ma il recente annuncio di Alberto Matano ha decisamente scosso i fan. Alberto Matano si sfoga su Instagram. Non lo faccio mai. La pubblica emittente ha recentemente incassato alcuni K. Oh, decisamente significativi. In seguito all'insediamento del governo Meloni, l'amministratore delegato Carlo Fuortes ha rassegnato le proprie dimissioni con una missiva incendiaria, ed è stato seguito a ruota da Massimo Gramellini. Anche Fabio Fazio si è congedato da Che Tempo Che Fa, e si prepara a migrare con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbach su Discovery Italia. A quanto emerge da recenti indiscrezioni, l'iconico terzetto agguanterà il timone di un nuovo spazio domenicale sulla Rete 9. La giornalista Lucia Annunziata, infine, ha a sua volta dato forfè per la nuova stagione di Mezz'ora in più, e la collega Bianca Berlinguer potrebbe optare per un'analoga ritirata. L'autunno 2023, in sostanza, si preannuncia piuttosto incerto per i vertici di Viale Mazzini e per le reti nazionali. Anche Alberto Matano è giunto all'addio? Sembra proprio di no. In data giovedì 29 giugno il conduttore ha salutato i fan con un commosso post su Instagram, in cui ha dichiarato: domani ultima puntata di stagione. Non pubblico mai i dati, ma ancora ieri La Vita in Diretta è stato il programma più visto in assoluto. Grazie, grazie, grazie per la fiducia e questo patto tra noi che si rinnova ogni giorno. Pronti a ritrovarci a settembre? La reazione dei followers. I fan hanno accolto con calore la promessa di Alberto Matano. E parecchi utenti hanno espresso il loro apprezzamento per l'operato e la professionalità del conduttore. Uno su tutti. Complimenti Alberto, non manco mai all'appuntamento delle 17:00 con La Vita in Diretta. Sei un ottimo professionista, e apprezzo il rispetto che porti ai casi trattati e ai tuoi inviati. Sei molto delicato. E per questo ci piaci. Buone vacanze. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.